Lecco. 16 agosto 2023. Un neonato è durante la nascita cesareo di emergenza. È successo all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. È il secondo caso in pochi mesi negli ospedali della sanità pubblica Lecco a maggio si è verificato. Lo stesso presso l'ospedale Mandic San Leopoldo Merate, che fa parte dell'AST Lecco come Alessandro Manzoni. Da una ragazza sempre nata con il cesareo cesarian delivery alla 36esima settimana gestazione. Il caso, riferendosi a una scadenza che è morta il 22 luglio per una grave e frequente complicazione della gravidanza, è stato estratto per questo motivo. Con taglio cesareo, spiegano solo dall'AST di Lecco. Da ciò che è stato appreso, il bambino non era a rischio durante la gravidanza. Le complicazioni si sarebbero manifestate alla fine. In travaglio già in corso. Accettare al superiore istituto di salute. La mortalità tra le nate attraverso il taglio cesareo è 1,77 per mille. Tutto ciò non porta nulla alla tragedia familiare. Aggiungono sempre dall'AST di Lecco. I medici stessi hanno organizzato l'autopsia sul corpo del neonato.